C'è una stella per ogni donna. Nel giorno più romantico dell'anno, quello di San Valentino, Mercedes-Benz si è rivolta esclusivamente all'universo femminile per celebrare la storia d'amore che ogni giorno, e non solo il 14 febbraio, si celebra tra il marchio tedesco e le donne di tutto il mondo. Ognuna delle vetture della casa di Stoccarda può essere scelta dal gentil sesso, ma è la gamma delle compatte ad avere la meglio tra il pubblico in gonnella. Se dal 1998 le donne italiane hanno fatto della classe A la loro anima gemella, oggi la storia si evolve e la proposta si amplia con la versatile classe B, la rivoluzionaria CLA e la nuova dinamica GLA, il primo crossover griffato Mercedes. Mercedes è da sempre vicina al mondo delle donne, il nome stesso Mercedes ovviamente prende nome da una donna, il primo viaggio della storia è stato fatto dalla moglie del nostro fondatore, da Berta Benz. Tutta la nuova gamma di vetture compatte oggi sposa perfettamente diversi caratteri femminili, quindi abbiamo la nuova classe A, una vettura sicuramente più sportiva, più giovane, la classe B, un monovolume, ovviamente tanto spazio per la famiglia, la CLA contemporanea, una berlina nascosta sotto le sembianze di una coupé, e poi la GLA alle mie spalle, che è il nostro primo crossover che sfilerà in anteprima alla settimana della moda sulle passerelle della moda milanese. Quindi noi cosa diciamo? Che nell'ambito della gamma Mercedes si può trovare l'anima gemella. Mercedes-Benz ha voluto così celebrare un vero e proprio matrimonio tra lo stile dei suoi modelli e la femminilità delle donne che li guidano. L'evento, tenutosi al Magna Pars di Via Tortona a Milano, ha visto infatti la partecipazione degli hairstylist di Paul Mitchell, dei make-up artist di Pupa, degli abiti da sposa firmati Alessandra Rinaudo. Tra i protagonisti dell'evento anche Enzo Miccio, wedding planner di fama internazionale. La domanda quindi sorge spontanea: con quale vettura una sposa deve arrivare al proprio matrimonio? La risposta è con una Mercedes, perché ovunque si peschi si casca in pieno, come si suol dire. È una delle domande che io spesso rivolgo alle mie sposine quando arrivano nel mio atelier e dico: ma come hai pensato di arrivare in chiesa? E loro mi dicono: non un modello, non un colore, mi dicono con una Mercedes. E allora io dico: bene, si parte bene, quindi abbiamo almeno i trasporti assicurati, con eleganza, con buon gusto, con raffinatezza.